Abbiamo vissuto un anno e mezzo in una bolla e fortunatamente questa bolla è scoppiata e finalmente siamo tornati a rioccupare i nostri spazi. Quindi la magia che si ripete del teatro è fantastica e fondamentale. Ripartire poi, come ho fatto io, dal Friuli, che è una terra che amo, un po' perché ho fatto l'alpino e questi posti li conosco benissimo. E un po' perché ci torno volentieri, perché si mangia bene, si sta bene. E anche perché se uno viene per due volte o tre volte nello stesso posto, vuol dire che bene deve stare bene per forza. Poi basta guardarsi attorno. Pace, tranquillità, no coprifuoco, teatro che vive. Perfetto, una ricetta perfetta. Sono appena arrivato qui a Forni di Sopra, nella Carnia. Il ricordo va al 2010, in realtà, quando arrivai per la prima volta in Friuli con un mio concerto. E questo mi ha permesso di scoprire questa regione meravigliosa in tutti i suoi angoli più nascosti, nelle città più importanti, ovviamente. Questo è l'auditorium comunale di Zoppola e dentro c'è proprio un teatro, si sentono anche le voci dei ragazzi che stanno podando, evidentemente è anche un luogo di aggregazione culturale, di stimolo per i giovani. Mi sono seduto dove non è vietato sedersi, visto che adesso ci sono i distanziamenti e noi li rispettiamo per questo inizio di riapertura dei teatri che mi offre il Friuli Venezia Giulia. Finalmente siamo tornati a Grado. E siamo tornati di buon grado, come si dice. Un anno tre mesi di vacanza coatta e ci eravamo un po' abituati. Siamo qui ospiti a Monfalcone per finalizzare il tutto e finalmente darlo, regalarlo al pubblico. E siamo qui anche per andare al mare a spese della produzione, diciamolo. Che meraviglia! Qui siamo a Polcenigo, dopo aver passato non so quanti mesi chiuso in casa. Essere qui, in questo giro di teatri, in Friuli, è una cosa meravigliosa. Ridere per esorcizzare queste cose negative, per respirare ogni tanto qualche boccata d'aria buona e farlo col pubblico. Pubblico che vuol dire ogni volta, di teatro in teatro, trovare un amico con cui sentirsi in sintonia. Quanto mi è mancato tutto questo in questi mesi? Moltissimo, moltissimo. Sin in te biblioteche guarneriane, venastai jenfri i libris di Guarnerius. Guarnerius che sul murì, dal 1466, al decidi la sa tutte queste maravee alla comunità di Saint-Denis. E chi è tacche le conte? E quale situazione migliore che Saint-Denis per fare Guarnerius? Per Guarnerius, sì, insieme alla fratta e ogni chi viene... La Guarneriana. La Guarneriana, una biblioteca straordinaria. Sono molto contento di ripartire dal Friuli perché è una terra che mi è sempre piaciuta. Mi è piaciuto il carattere delle persone friulane, mi è piaciuto, ho vissuto quando ero più giovane la fase del terremoto del Friuli ed è stato per me è un ricordo indelebile. E sono già venuto qua nel 2002 a portare uno dei miei primi spettacoli e tornare 20 anni dopo. Oddio, dà anche la sensazione di essere invecchiati, ma è molto piacevole perché è tornare in luoghi che ami è sempre bello. Due serate a Sacile, bel teatro, grande accoglienza, energia, energia che torna. Siamo felici di essere tornati e soprattutto siamo felici di essere stati accolti da tanto pubblico. Questa era la nostra speranza, di ritrovare di nuovo il nostro pubblico numeroso. Complimenti all'ERT che continua questo lavoro di stimolo importante per la società e complimenti chiaramente a tutte le amministrazioni comunali che supportano la cultura. Un abbraccio a tutte le spettatrici e tutti gli spettatori
di ieri, oggi e domani. E ringrazio naturalmente l'ERT, l'Ente Regionale Teatrale del Friuli, per questo bellissimo giro che mi sta facendo fare. Grazie davvero, grazie. Poi mi direte quanto vi devo.